Salve a tutti e ben ritrovati da Telone Informatico. Nel video di oggi vediamo come scaricare gli aggiornamenti a Toto. Infatti, molti di voi mi hanno chiesto come si possono scaricare gli aggiornamenti per aggiornare il proprio dispositivo a Toto A6 o a Toto A6 Pro. Nessun problema. Per richiedere l'aggiornamento ci sono due metodi. Il primo è inviare un'email all'azienda Toto per ottenere l'update, oppure come secondo metodo, che preferisco di più, è quello di registrarsi sul sito di Toto. Sono nella pagina iniziale dell'azienda e quando entrate nella pagina, dopo qualche secondo, viene avviata una finestra che vi consiglia di registrarvi al sito. Ci registriamo al sito, basterà mettere tutte le credenziali di accesso che riguardano la prima registrazione. Mi raccomando, compilate tutti i campi con l'asterisco e una volta completata la procedura di registrazione potrete finalmente scaricare gli aggiornamenti del vostro dispositivo a Toto. A fine pagina basterà creare l'account. Io avevo già registrato il mio account, eccolo qua, e gli aggiornamenti vengono proposti nei messaggi che troviamo qui nella parte centrale del sito. Si può anche selezionare la lingua in italiano. In dinamico troviamo le informazioni, i messaggi che ci manda a Toto, e qui abbiamo l'ultimo aggiornamento disponibile, ICE OS 9.6 per la versione della serie a Toto A6. L'aggiornamento è nel periodo di novembre 2019. Per scaricarlo è molto semplice, basta entrare nella pagina, andare in basso, viene spiegato correttamente come eseguire l'aggiornamento, ma per questo avevo già fatto un video che vi ho messo qui nelle informazioni in basso, e quasi a fine pagina possiamo scaricare la versione in italiano o di altre lingue per sapere come si aggiorna la radio a Toto, e l'aggiornamento è disponibile alla voce ARM firmware del sistema operativo. L'aggiornamento viene rilasciato su Dropbox, basta entrare all'interno e scaricare il file compresso. Lo scarichiamo e clicchiamo su un download diretto. Andiamo nuovamente alla pagina di prima, torniamo indietro per scaricare il firmware che riguarda la MCU. Qua troviamo il file da scaricare nella parte in basso alla sezione MCU. Viene spiegato il tipo di file a seconda della serie a Toto che avete in auto. Andiamo su Dropbox e scarichiamo così il piccolo aggiornamento, sempre download diretto. Ok, i file sono stati scaricati. Vi faccio vedere. Una volta che vengono scaricati i file, abbiamo l'update che riguarda l'aggiornamento importante alla versione l'ultima disponibile di Toto, e ovviamente il download MCU. A questo punto abbiamo così i due file, update e MCU. E l'update non va estratto, lo dovete lasciare così com'è e poi inserire questi due file direttamente nella chiavetta USB. Seguite il mio video su come si aggiorna a Toto, che trovate il link qui in basso, e direi che siamo arrivati alla fine di questo tutorial su come scaricare l'aggiornamento a Toto. Vi ricordo che per poter scaricare l'aggiornamento è necessaria la registrazione oppure contattare direttamente a Toto per avere l'update. Noi ci rivediamo al prossimo tutorial da Tenore Informatico. Mi raccomando, pollice in su per questo video. Ciao a tutti!